Da giovedì 16 dicembre sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid anche per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che consentirà di immunizzare la fascia pediatrica che in questo momento è la più esposta al contagio ed è anche veicolo di trasmissione del virus. In Abruzzo sono circa 76.000 i bimbi che potranno essere vaccinati prima di Natale, secondo modalità e canali dedicati, come ha spiegato al nostro microfono l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La vaccinazione per l'età pediatrica, ossia dai 5 agli 11 anni, è su base volontaria. La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 16 dicembre prossimo e quindi presumibilmente a ridosso di Natale si andrà a regime. Ogni ALS, così come è avvenuto durante tutte le fasi della campagna vaccinale, ha allestito una propria organizzazione autonoma. Saranno però ovunque previsti spazi e specifiche sezioni di vaccinazione, sempre ben distinte da quelle degli adulti. Alcune ALS hanno dato la propria adesione a voler vaccinare presso proprio i reparti di pediatria. Abbiamo anche sottoscritto un accordo con i pediatri di libera scelta che sarà recepito con una delibera. I pediatri di libera scelta parteciperanno alla campagna vaccinale sia nei propri ambulatori che nei punti vaccinali territoriali. È da ribadire che sui vaccini pediatrici si sta anche valutando la possibilità se sia possibile applicarlo anche nelle farmacie. Invece nelle farmacie si continua con la vaccinazione sia antinfluenzale che Covid e devo dichiarare che c'è una grande adesione. Come si potrà prenotare questa vaccinazione? Le modalità saranno le stesse che si seguono per gli adulti? Sì, le stesse modalità. Dal 16 dicembre potranno dare la loro adesione, quindi la richiesta di essere vaccinati attraverso le piattaforme che noi abbiamo già attivato per gli adulti, che è supposte. Com'è la situazione relativa proprio al quadro dell'emergenza sanitaria in Abruzzo in questo momento? I dati relativi alla nostra regione sull'occupazione dei posti letto vedono una saturazione inferiore alla media nazionale. Siamo al 4% in terapia intensiva e al 9% in area medica, quindi molto lontani dalle soglie d'allarme per il passaggio in zona gialla. Anche l'incidenza è inferiore alla media nazionale. Oggi siamo a 130 contro i 170 registrati a livello nazionale.